Carissimi amici e amiche, ben ritrovati. Ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà. Giunto alla 15ª puntata e anche questa sera, per grazia di Dio, saremo condotti sicuramente su celesti pascoli ubertosi, ecco, di grazia e di santità, ecco, in compagnia di nostro Signore Gesù Cristo e della sua scuola, ecco, tutta divina, sul fondersi nella Divina Volontà. Io procederei subito alla lettura del primo brano. Oggi siamo ancora nel 12° volume e il primo dei brani che ci attende è tratto dal 28 maggio del 1920 e dice così: stavo offrendomi nel santo sacrificio della messa insieme con Gesù affinché anche io potessi subire la sua stessa consacrazione. E lui, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, entra nella mia volontà affinché tu possa trovarti in tutte le ostie, non solo presenti, ma anche future, e così subirai insieme con me tante consacrazioni quante ne subisco io. In ogni ostia io vi metto una mia vita, e per contraccambio ne voglio un'altra, ma quanti non me ne danno? Altri mi dicevano: io mi do a loro e loro non si danno a me. E il mio amore resta dolente, inceppato e soffocato, senza contraccambio. Perciò nella mia volontà vieni a subire tutte le consacrazioni che subisco io, ed io troverò in ogni ostia il contraccambio della tua vita. E non solo finché starà in terra, ma anche quando starà in cielo, perché essendoti tu consacrata anticipatamente, mentre stai in terra nella mia volontà, come io subirò le consacrazioni fino all'ultimo, così le subirai tu, ed io troverò fino all'ultimo dei giorni il contraccambio della tua vita. Poi ha soggiunto: gli atti fatti nella mia volontà sono sempre quelli che primeggiano su tutti ed hanno la supremazia su tutto, perché essendo fatti nella mia volontà entrano nell'ambito dell'eternità, e prendendovi i primi posti lasciano dietro tutti gli atti umani, correndo loro sempre avanti. Né può influire se siano fatti prima o dopo, se in un'epoca o in un'altra, se piccoli o grandi. Basta che siano stati fatti nella mia volontà, perché siano sempre fra i primi e corrono innanzi a tutti gli atti umani. Sono similitudini dell'olio messo insieme agli altri commestibili. Fossero questi pure di più valore, fossero anche oro o argento o cibi di grande sostanza, tutti vi restano sotto e l'olio vi primeggia sopra. Mai si abbassa sotto, fosse pure minima quantità. Col suo specchietto di luce pare che dice: io sono qui per primeggiare su tutto, né faccio comunanza con le altre cose, né mi mescolo insieme. Così gli atti fatti nel mio volere, siccome sono fatti nella mia volontà, diventano luce, ma luce legata, immedesimata con l'eterna luce, quindi non si mischiano con gli atti umani. Anzi, hanno la virtù di far mutare gli atti umani in divini, perciò tutto lasciano dietro ed essi sono i primi fra tutto. Uff. Un bel sospirone di ripresa. Cominciamo il commento di questo brano. Qui ogni volta che si rileggono queste cose, ecco, questo è il commento ancora più facile, se vogliamo, meglio, è più facile, perché proprio stamattina, se qualcuno di quelli che stanno seguendo la diretta adesso
è così santo e così bravo che si è seguito in diretta anche la meditazione di questa mattina, o comunque l'ha già sentita, gli si saranno subito addrizzate le orecchie, perché c'è una stessa immagine che è quella delle ostie. E quindi siamo un pochino facilitate. Qui, allora, il contesto, Luisa che si sta offrendo insieme con Gesù affinché potessi subire la sua stessa consacrazione. Siamo anche alle sante idee che venivano a questa santa donna. Vorrei tanto che qualcuno alzasse la mano se prima di leggere queste cose gli era mai venuto in mente di offrirsi con Gesù per subire la sua stessa consacrazione, no? Si tratta insomma di alte operazioni spirituali, insomma, che solo pensarci già fanno capire la vita che faceva questa santa donna, no? Comunque, perché fare questa cosa? Attenzione, eh? Gesù dice queste testuali parole: in ogni ostia io vi metto una vita. Nella meditazione di questa mattina c'era proprio l'analogia che Gesù faceva per far capire un po' che cos'è la divina volontà. Dice: se io consacro un'ostia, quell'ostia c'entra la mia vita. E quando uno si fa la comunione, riceve la mia vita divina. Così, quando tu fai un atto nella divina volontà, è come se tu mi moltiplicassi la mia vita divina, che è contenuta nella mia divina volontà, e andassi a spandere in giro dappertutto, come se fossero, ovviamente in senso non uguale, non so, centinaia di miliardi di ostie che tu di fatto porgi e offri a tutti. È chiaro che, come diceva Gesù, molti non ci vanno a fare la comunione, molti ci vanno a farla sacrilegamente, che è una cosa orribile, che è meglio non andarci, molti la fanno tiepidamente, freddamente, malamente, pochi la fanno fervorosamente. Quindi ecco perché diceva anche un po' di tempo fa anche Papa Francesco: come mai tutte quante queste comunioni e così santi non ci diventiamo, no? Ecco, poi cioè, tutti i torti non ce l'ha. Non è che l'ostia non è santa, è che sono le nostre disposizioni che purtroppo inibiscono la portata santificatrice della santità di Gesù contenuta nell'ostia consacrata, no? Ecco, però attenzione, Gesù si consacra nell'ostia perché? Per darla questa vita e per avere vita in contraccambio. Qui dice: quale vita in contraccambio possiamo dargli a Gesù? Gesù era semplicemente la vita del nostro amore, basta, d'accordo? Non è che noi possiamo dare la vita a Gesù, no? Dice sempre a proposito delle ostie: altri mi ricevono, io mi do a loro, ma loro non si danno a me. E il mio amore resta dolente, inceppato, soffocato, senza contraccambio. Allora, quando si parla di fusione, no? Come, cioè, due innamorati, diciamocelo chiaramente, no? Sentono proprio il bisogno di fondersi, cioè di darsi talmente tanto l'uno all'altro e l'altro all'una, da non essere più due ma una cosa sola. Ma questo non soltanto per gli innamorati che poi contraggono il sacramento del matrimonio e quindi possono santamente compiere gli atti coniugali. Quello è, sì, è una cosa, per carità, espressiva, ma non soddisfacente, d'accordo? Perché ecco, la tensione dell'amore autentico, del darsi completamente, è proprio quello di essere uno, di diventare uno. Ora, noi comprendiamo, no, che qui dentro questo orizzonte, l'amore di Gesù ha sempre funzionato verso noi esseri umani. Ha sempre funzionato e funziona sempre. C'è sempre. Non ci sarà mai un momento in cui non ci sia e non ci sia in maniera perfetta. Quello che non funziona siamo noi, non funziona il contraccambio, non funziona il ricambio dell'amore, purtroppo, disgraziatissimamente. Questo non funziona. Allora, che cosa chiede Gesù? Anzitutto, nella mia volontà vieni a subire tutte le consacrazioni che subisco io. Perché? Perché così io troverò in ogni ostia il contraccambio della tua vita.
operazione fatta nella divina volontà. Io posso dire a Gesù, come diceva lei, possa io subire la tua stessa consacrazione nelle ostie consacrate. Lo voglio fare nella divina volontà. Entra nella mia volontà finché posso trovarti in tutte le ostie, non solo presenti, ma anche future, e così subirai insieme con me tante consacrazioni quante le subisco io. E questo perché? Perché così in ogni ostia che viene consacrata, fosse anche da un sacerdote scellerato, che per esempio sta celebrando la messa senza un minimo d'amore, oppure ostie destinate ad entrare in cuori e anime sacrileghe, d'accordo? In cuore e anime macchiate dal peccato mortale, quindi che avrebbero, vanno, non solo vanificato, ma nullificato e anche profanato la santità dell'ostia, almeno trovo te. Questo è il discorso che fa Gesù. Almeno trovo te. Perché? E attenzione. E troverò il contraccambio della tua vita. Perché? Perché tu mi riami. Cioè, capite che i figli della divina volontà hanno questo altissimo ministero di ridare a Gesù, attraverso il povero cuore che certamente ci mette del suo, no? Perché, cioè, a chi gli viene l'idea di andarsi a mettere tutte quante le ostie consacrate che sempre ci sono state perché Gesù possa almeno sentirsi un pochino amato? Allora, io questo non ho il potere di farlo da me stesso, no? Io da me stesso che ci posso fare? D'accordo? Io che sono un prete posso toccare le ostie che consacrano, ma chi non è prete non tocca manco quelle, che ci può fare? Che cosa ci possiamo mettere noi di nostro in questa operazione? Il nostro piccolo amore. E che cosa ci mette la divina volontà? La capacità di moltiplicare questo tuo piccolo amore. Attenzione, dice Gesù, seguiremo poi alcuni passaggi. Non soltanto ti troverò in ogni ostia fino a quando tu starai in terra, ma anche quando tu starai in cielo. Perché essendo tu consacrato anticipatamente mentre stai in terra nella mia volontà, come le subirò io le consacrazioni fino all'ultimo, così le subirai tu. Ed io troverò fino all'ultimo dei giorni il contraccambio della tua vita. Guarda, questo discorso Gesù non lo specifica, ma più avanti lo fa capire, vale anche in retroattiva, cioè nella divina volontà. Voi sapete che funziona la retroattività, che per definizione nelle leggi umane non può funzionare, no? Cioè, insomma. Quando si studia il diritto, uno dei principi generali, la legge non dispone che per l'avvenire. Se faccio una legge adesso e la approvo, la legge vale da oggi in poi. Ma nella divina volontà non funziona così, perché la divina volontà è sempre ultra retroattiva, perché la divina volontà è fuori del tempo. D'accordo? Quindi se io adesso faccio un gesto d'amore in cui dico a Gesù, voglio mettermi in tutte le ostie consacrate per darti il contraccambio della vita e dell'amore che molti che ti consacrano, che ti ricevono, non ti danno, oppure proprio non ci vanno proprio a riceverti e ti fanno mandare in fumo le tue smanie d'amore, questo automaticamente copre tutto. E Gesù specifica, anche dopo che sarai morta, d'accordo? Quindi che non, anche dopo che uno è morto non può fare più azioni come queste, no? Di carità meritoria, perché in paradiso non si merita più, si gode, ma io lo troverò comunque. Perché tu ti sei fusa con la mia divina volontà, d'accordo? Mentre stai in terra, e quindi hai già, come dire, raggiunto tutte le dimensioni del tempo, presente, passato e futuro. Allora a questo punto Gesù aggiunge: gli atti fatti nella mia volontà sono sempre quelli che primeggiano su tutto. Perché? Perché essendo fatti nella mia volontà, entrano nell'ambito dell'eternità. E prendendovi i primi posti, lasciano dietro tutti gli atti umani, correndo loro sempre avanti. Cioè, incredibile
consonanza di questo brano con la meditazione di questa mattina. E un atto fatto nella divina volontà, ipso facto, diventa eterno. Gesù qui lo sta ribadendo. E specifica ulteriormente sempre il nostro aiuto per aiutarci a comprendere alcune cose, perché per noi non è semplice entrare in queste dinamiche, perché qui entriamo nel mondo di Dio. Il mondo di Dio è un mondo trascendente, non lo siamo noi, cioè, capite? Noi qui nella nostra vita terrena, altro che eterno, cioè noi siamo schiavi dell'attimo presente, d'accordo? In un celebre film, non molto raccomandabile da un punto di vista di insegnamento morale, era chiamato l'attimo fuggente, cioè è una cosa che ci urta un pochino a tutti quanti, no? Cioè a me un pochino sì, cioè io non posso tornare indietro di 2 ore, non posso rivivere quello che ho vissuto 2 ore fa quando stavo a fare l'ingraziamento dopo la Santa Messa, non lo posso fare. Non posso manco tornare all'inizio di questa puntata, dal cui inizio sono trascorsi circa 16 minuti. Non lo posso fare. Né posso adesso, dico, sono stancato, facciamo scorrere veloce il tempo e arriviamo ai 40-45 minuti alla fine che mi sono stancato, se volessi farlo. Non lo posso fare. Cioè, noi stiamo proprio incatenati, siamo vincolati. Cioè, è la nostra dimensione, ma la dimensione di Dio è un'altra, d'accordo? E quando si opera nella divina volontà, tu rimani umano, ma entri in una dimensione divina, non te ne accorgi, ma ci entri realmente. Capito? Ecco, allora qui Gesù per far capire, perché no, Gesù lo sa che noi non lo sappiamo, perché Gesù lo sa come è il nostro essere uomo, sa quello che c'è, cioè il nostro essere creature umane, sa come funziona il nostro intelletto, sa come funziona la nostra dimensione. Allora, per aiutarci, specifica, non influisce se questi atti divini fatti nel divino volere siano fatti prima o dopo, in un'epoca o in un'altra, piccoli o grandi. Tu puoi fare un piccolo atto nella divina volontà, sappiamo, no? Addirittura gli atti indifferenti. Io posso dire, vieni divina volontà in tutti i battiti delle ciglia che farò in questa giornata. E queste sono le mie catechesi che facevo sulla divina volontà. Però tutti i battiti di ciglia che io ho fatto in quel giorno, che è un atto di per sé, il battito di ciglia è un atto completamente indifferente, sappiamo benissimo, insomma, che il nostro occhio batte le ciglia in maniera inconscia, completamente involontaria, e semplicemente per dare una pulita, insomma, no? Io non sono un grande esperto di biologia e di anatomia, ma questo, insomma, me lo ricordo, no? Quindi è un gesto, direbbe San Tommaso d'Aquino, moralmente indifferente, come quando mi prendo una spalla e mi do, come dire, meccanicamente una grattata, insomma, quello è un gesto indifferente, d'accordo? Non è né buono né cattivo, è un gesto così, insomma. Ecco, ma quel gesto indifferente io posso farlo diventare un atto divino, cioè un atto che produce un bene infinito a tutte le generazioni presenti, passate e future. Se ci chiamo la divina volontà, se lo fondo con la divina volontà, se ci unisco alla divina volontà, e questa è una delle cose fondamentali, insomma, che sono dette da Gesù, diciamo anche rivelate da Gesù attraverso questi scritti, che un atto umano diventa divino, e che questo era quello che Dio aveva sempre pensato e che avrebbe voluto che vivesse fino in fondo Adamo, l'ha vissuto soltanto una parte della sua esistenza, fino a prima che facesse il peccato originale, e così ogni suo discendente, ogni suo figlio, sarebbero state vite umanamente divine e divinamente umane, d'accordo? Ecco, così non è stato. Quindi, però, basta che siano fatti nella mia volontà, perché corrono sempre fra i primi e dinanzi a tutti gli atti umani, perché 100 miliardi di atti umani, anche forse anche delle più eroiche virtù che esistono, non fanno un atto divino. Ecco perché anche qui rimanda alle prime catechesi, San Luigi Maria Monforte c'era arrivato, no? Dice: un punto d'ago messo dalla Madonna davanti a Dio ha più valore del martirio di San Lorenzo, cioè il martirio di San Lorenzo che è morto sulla graticola, no? Io mi ricordo tanti anni fa, sono passati 20 anni, sì, oltre 20 anni, insomma, le prime volte che leggevo il trattato della rivoluzione e dice: ma com'è possibile una roba del genere? Dico, insomma,
io voglio tanto bene alla Madonna, per carità, chi la tocca, guai a chi la tocca, cioè che capisco che cioè, la perfezione dei suoi atti sia informidabile, ma insomma, un punto d'ago con la graticola di San Lorenzo. Eh sì. San Luigi era io alla presentazione, ma anche non sapendo queste cose, no? Io dico, se San Luigi fosse vissuto oggi, chissà che avrebbe scritto, insomma, no? Ecco, si sarebbe sbizzarrito ancora di più. Probabilmente lo Spirito Santo gli ha acceso qualche piccola lampadina, qualche piccola intuizione, sicuramente, no? Ma è chiaro che un punto d'ago è superiore al martirio di San Lorenzo, non perché sia un atto oggettivamente, da un punto di vista umano, più grande, ma perché la Madonna non faceva nemmeno un pensiero fuori della divina volontà, questo lo sappiamo, d'accordo? Quindi un movimento di un passo di quel piede benedetto di Maria Santissima, cioè davanti a Dio c'è un amore infinito, d'accordo? Quindi, ecco. E capiamo perché non importa che siano fatti prima o dopo, d'accordo? Perché? Perché nella volontà il tempo non ha nessuna influenza. O che siano piccoli o grandi. Certo, è chiaro che da un punto di vista soggettivo, cioè la qualificazione dei nostri atti comunque non cambia, no? Perché certo io posso dire, posso chiamare la divina volontà in un battito di ciglia, ma vivere nella divina volontà significa per noi che siamo su questa terra anche esercitare gli atti di tutte le virtù. E in grado perfetto, anzi in grado eroico, anzi in grado perfettissimo, d'accordo? Quindi è chiaro che è diverso un battito delle ciglia, non lo so, da un atto di carità eroica, d'accordo? Fa compiuto nei confronti dell'Altissimo o nei confronti del prossimo, è chiaro questo qui, no? Ecco, quindi non è che uno, perché io specifico sempre queste cose perché quel maledetto diavolo, che è il più maledetto dei maledetti, deve avvelenare anche i frutti più squisiti, perché cioè, ogni tanto io qualche volta mi è capitato di entrare a sentire: ah vabbè, ma allora se tutti quanti gli atti diventano divini non c'è nessuna differenza, si vado a fare una bella passeggiata e chiamo la divina volontà nel mio camminare, oppure faccio il rosario in ginocchio, tanto è la stessa cosa. E dico: eh no, caro mio, eh no, eh no, non andiamo a trarre, come dire, inferenze indebite. Quello che Gesù sta dicendo è che da un punto di vista della trasformazione dell'atto, anche il più piccolo atto umano, se fuso con la divina volontà, diventa un atto divino. È chiaro che precede di per sé tutti gli atti umani, ma non è che annulla la qualificazione di un atto, d'accordo? Altrimenti potremmo portare alla divina volontà addirittura gli atti viziosi, d'accordo? Ecco, quindi si cade poi nel paradosso, no? Purtroppo ho imparato, nella mia esperienza sacerdotale, mi ha imparato che meglio, quando si parla di queste cose, è meglio spendere una parola in più che potrebbe sembrare di troppo, piuttosto che spenderne una in meno e che lasci adito a travisamenti, perché poi il travisamento è un danno grosso, o per la singola anima, perché anche se una singola anima travisasse una cosa da cui può venire tanto bene e magari addirittura la trasformasse in foriera di qualche apertura al male, sarebbe un disastro. Ma questo poi purtroppo può succedere che sia amplificato e che quindi faccia un danno non soltanto limitato a una singola anima, il che già sarebbe cosa, una tragedia, ecco, perché davanti a Dio uno più uno fa uno, ma potrebbe anche fare grandi danni a tante persone e anche al bene, diciamo così, di questo patrimonio che abbiamo, no? Perché immaginate se ci fosse un travisamento globale di questi scritti, inevitabilmente, se Santa Madre Chiesa si dovesse trovare a follie, aberrazioni derivanti da questi, sarebbe evidentemente poi portata a guardarli con sospetto e quindi ad accantonarli, a non accoglierli. Il che sarebbe un danno enorme per la vita, per il bene, per la felicità delle anime, per la gloria di Dio. D'accordo? Ecco. Bene, facciamo in tempo a leggerne un altro. Sì, facciamo in tempo a leggerne un altro. E 2 febbraio 1921.
Continuando il mio solito stato, stavo fondendomi tutta nel volere divino e dicevo tra me: Mio Gesù, voglio amarti e voglio tanto amore da supplire all'amore delle generazioni che sono state e che saranno. Ma chi può darmi tanto amore per poterti amare per tutti? Amore mio, nel tuo volere c'è la forza creatrice, quindi nel tuo volere voglio io stessa. Ma sentite che roba qui è. Se mi sono interrotto, che... attenzione. Nel tuo volere voglio io stessa creare tanto amore per supplire, sorpassare all'amore di tutti e a tutto ciò che le creature sono obbligate a dare a Dio come il nostro creatore. Vedete che la fantasia. Non mi devo fermare subito un attimo perché ce la faccio io fino alla fine, d'accordo? Ah, la fantasia che lì c'ha. Dice: io ti voglio dare un amore così grande, ma dove lo trovo? Cioè, io sono un po' una creatura. Lo sai che lo invento? Lo creo attraverso la tua volontà. Nel tuo nome voglio stessa creare tanto amore per supplire e sorpassare all'amore di tutti e a tutto ciò che le creature sono obbligate a darti a te in quanto Dio. È una cosa semplicemente fantastica, un'invenzione di questo genere, no? Ma mentre ciò facevo, ho detto, ogni tanto Luisa fa così, a me fa un sacco di risate, quanti spropositi sto dicendo, no? Perché i santi fanno così, fanno una cosa bellissima, in un impeto, poi gli viene un attacco di umano buon senso e dice: mamma mia, ma che sto a dire? Ma qua mi sto proprio a impazzire, ecco. E il mio dolce Gesù, volendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, certo, nel mio volere c'è la forza creatrice. Da dentro un solo mio fiat uscirono miliardi e miliardi di stelle. Dal fiat mihi della mia mamma, da cui la mia redenzione ebbe origine, attenzione, guarda che bella roba, escono miliardi e miliardi di atti di grazia che si comunicano alle anime. Questi atti di grazia sono più belli, più risplendenti, più multiformi delle stelle. E le stelle sono fisse, non si moltiplicano, mentre gli atti della grazia si moltiplicano all'infinito. In un istante corrono, allettano le creature, le felicitano, le fortificano e danno loro la vita. Gli atti della grazia, bellissima questa espressione. Ah, se le creature potessero vedere nell'ordine soprannaturale della grazia, sentirebbero tale armonie, vedrebbero tale spettacolo incantevole da credere che fosse il loro paradiso. Ora anche il terzo fiat deve correre insieme con gli altri due fiat, deve moltiplicarsi all'infinito in ogni istante, deve dare tanti atti, per quanti atti di grazia si sprigionano dal mio seno, per quante stelle, per quante gocce d'acqua, per quante cose create sprigionò il fiato della creazione. Deve confondersi insieme e dire: quanti atti siete voi, tanti ne faccio anch'io. Questi tre fiat hanno lo stesso valore e potere. Tu scomparisci, tu. È il fiat che agisce. E perciò anche tu, nel mio fiat onnipotente, puoi dire: voglio creare tanto amore, tante adorazioni, tante benedizioni, tanta gloria al mio Dio per supplire a tutti e a tutto. E i tuoi atti riempiranno cielo e terra, si moltiplicheranno con gli atti della creazione e redenzione e ne faranno uno solo. Parrà sorprendente ed incredibile a taluni tutto ciò. Attenzione a quello che dice Gesù, ce lo sa. Parrà sorprendente e incredibile a taluni tutto ciò. Ma allora dovrebbero mettere in dubbio la mia potenza creatrice. E poi, quando sono io che voglio e do questo potere, ogni dubbio cessa. Non sono forse libero di fare ciò che voglio e di dare a chi voglio? Tu sii attenta. Io starò con te, ti adombrerò con la mia forza creatrice e compirò ciò che voglio su di te. Allora, breve commento anche di questo splendido brano. Vedete che ancora una volta qui viene ribadito un punto fondamentale, che la vita nella divina volontà è vita di
amore. Non c'è. Non c'è proprio, non è manco cominciata. La vita nella divina volontà, se l'anima non si è, mi si passi il termine, innamorata di nostro Signore Gesù Cristo. Cominciamo, ma non a chiacchiere, non un momento di fervore, di entusiasmo. No, no, cioè impianta stabile. D'accordo? Perché per andarsi a inventare una preghiera del genere, capite? Cioè, una persona deve essere fuori, cioè quando eravamo giovani, diciamo, quello sta proprio perso, quello ha proprio perso la testa, d'accordo? Quando è innamorato, sta perso. Ecco, ma cosa si dice nell'atto di fusione? No, Gesù, perdimi in te. E che te perdi mentre sperdi in te? Vuol dire che, cioè, che significa una cosa del genere? È una frase da intendere nell'orizzonte dell'amore, d'accordo? Così come il fondersi è sempre da intendersi nell'orizzonte dell'amore. Stavo tutta fondendo nel voler divino, e che quali sono, come dire, i sentimenti che nascono o si alimentano nel fondersi nel voler divino? L'amore ardente a Gesù. Punto. Questo è quello che succede. E quindi si inventa questa operazione che prima mi ha talmente preso che ho interrotto anche la prima lettura, quindi la lettura continuata del brano, perché ce la facevo. Cioè, si è andato a inventare: voglio io stessa creare tanto amore da supplire, sorpassare all'amore di tutti e a tutto ciò che le creature sono obbligate a dare a Dio come nostro creatore. Quindi questo è l'antefatto, no? Attenzione, qui Gesù fa un discorso molto, poi articola, e io credo che le persone che ascoltano questo ciclo di catechesi più o meno tutte conoscano un pochino, almeno una rudimentale, diciamo così, conoscenza del mondo della divina volontà. Però qui Gesù fa riferimento ai tre fiat, quindi è bene, a parte che due li nomina e li spiega, no? Quello che Gesù ha rivelato, non rivelato come cosa nuova, quindi quello che Gesù ha approfondito, ha dettagliato, io amo dire, in questi scritti, è che le operazioni divine fondamentali fuori di sé, ad extra, sono tre. Una è la creazione, espressa dal libro della Genesi subito. In principio Dio creò il cielo e la terra, Dio disse sia la luce, haya or in ebraico, fiat lux in latino, e la luce fu. Ecco, da questo primo fiat, dice Gesù, c'è solo la luce, d'accordo? Sono scatene, sono usciti fuori, sono pure usciti miliardi e miliardi di stelle con un solo fiat, quindi con un solo atto del divino volere ad extra, espressivo di cosa? Della volontà divina di creare, il cosiddetto fiat creante. Poi abbiamo il fiat redimente. Il fiat redimente è espresso dal fiat mihi secundum verbum tuum, pronunciato da Maria Santissima all'Arcangelo Gabriele come risposta al progetto di Dio di inviare Gesù come Redentore dell'umanità. Da quel fiat, quindi vedete, il primo fiat l'ha pronunciato Dio, ma il secondo l'ha pronunciato la Madonna, anche se evidentemente in obbedienza e in adempimento di quello che si chiama tecnicamente il fiat redimente. Da questo fiat, dice Gesù, sono partiti miliardi e miliardi di atti di grazia che si comunicano alle anime, e questi sono più belli dei miliardi e miliardi di stelle che sono usciti fuori da quando io ho detto fiat lux, quindi dando origine alla creazione. Sono più belli. Poi le stelle sono fisse e non si moltiplicano, ma gli atti di grazia si moltiplicano ad infinito e in ogni istante allettano le creature.
le felicitano, le fortificano e danno loro la vita. Magari, dice, poteste vedere quanto è bello l'ordine, quanto è bello lo spettacolo, quanto è bella l'armonia creata dal moltiplicarsi nelle creature degli atti di grazia che traggono la propria forza motrice propulsiva dal Fiat Michi di Maria Santissima. E questo è il secondo Fiat. Poi c'è il terzo Fiat. Cioè abbiamo il Fiat creante, il primo, il Fiat santificante, il Fiat redimente, il secondo. Il Fiat santificante è il terzo ed è quello che Gesù ha espresso, mettendocelo in bocca, anche senza che lo comprendessimo appieno, nel Padre nostro. Fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Questo terzo Fiat è il tornare a vivere nella divina volontà esattamente sulla terra così come la vivono i beati in cielo, sicut in cielo et in terra, quindi facendola con perfezione assoluta, ma anche vivendo in essa e della sua stessa vita. In paradiso non si fa altro che vivere di divina volontà. Questo ti lascio bene in testa, eh? E la divina volontà costituisce il godimento estremo di tutte quante le anime, perché la divina volontà non è altro, l'abbiamo visto in altre circostanze, che espressione operativa, traduzione in atto, messa in moto, usiamo i termini che ci vanno a capire meglio, di che cosa? Di ciò che l'essenza di Dio è, che è l'amore infinito. L'amore che noi cerchiamo, l'amore che noi vogliamo, l'amore che noi doniamo, l'amore che desideriamo, cioè tutti quanti gli uomini capiscono il linguaggio dell'amore, capiscono solo questo, anzi, d'accordo? Cercano l'amore, vogliono l'amore, anche quando sbagliano, anche quando peccano, cioè, tante storie, insomma, di quante povere ragazzine che perdono la virginità e dicono, ma io, volevo sentirmi amata, questo mi ha dato qualche cosa e credevo che facendo questo mi avrebbe amato ancora di più. Intendiamoci che non sto certamente giustificando l'orribile peccato della fornicazione, no? Ma questo nostro desiderio di amore, cioè questo che attesta anche la nostra origine divina, è presente in ogni manifestazione, anche in quelle purtroppo, ahimè, disgraziatamente sbagliate, no? Perché in questo mondo purtroppo dobbiamo fare i conti con la stramaledetta legge del peccato. Ma dove se noi siamo immersi in questo groviglio infernale, purtroppo, da cui dobbiamo liberarci, ma nel nostro cuore questo rimane, questo qui, cioè, noi vogliamo essere amati e vogliamo amare. E Dio questo vuole, Dio vuole amarci e vuole essere amato da noi. Cioè, su questo siamo abbastanza simili, siamo, no? Ecco. Allora, quando verrà sto regno del Fiat divino? Il regno del Fiat divino è già stato inaugurato perché è stato vissuto un pochino da Adamo, ciclo di catechesi per chi volesse andarsela a risentire, Adamo e la vita nella divina volontà. E tutti gli atti fatti da Adamo prima del peccato originale, quelli stanno ancora in piedi, stanno, sono ancora efficaci, sprigionano ancora la loro forza creativa, moltiplicativa, di luce, di grazia, di santità. Poi la catena purtroppo si è tragicamente interrotta e sono trascorsi millenni prima che venissero Gesù e Maria a fare vita esemplare nella divina volontà. Dopodiché, altro blackout, d'accordo? Altro blackout fino a quando non sono arrivati i tempi scelti dall'Altissimo in cui una creatura della razza umana, che è quella di cui stiamo leggendo gli scritti, è stata reimmessa in questa vita. E con quello che gli è stato comunicato e detto è che da lei in poi le porte di questo regno cominciano a essere riaperte. Quindi, in attesa che giunga la sospirata era della divina volontà, di cui misteriosamente si parla negli scritti, adesso è il tempo in cui chi lo desidera ci entra, imparando a vivere questa vita. E che cosa bisogna fare perché questo venga il più presto possibile? Moltiplicare all'infinito. Come il primo Fiat e il secondo Fiat
Dal primo Fiat si sprigionano miliardi di stelle, dal Fiat di Maria miliardi di atti di grazia. Così questo terzo Fiat deve moltiplicarsi all'infinito ogni istante. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare gli atti della divina volontà, gli atti di fusione, i giri. Più ne possiamo, più ne facciamo, meglio è. D'accordo? Perché più ne facciamo, e prima questo regno verrà, innanzitutto in noi, ma anche nella Chiesa e nel mondo. Ecco. Questi tre Fiat, dice Gesù, hanno lo stesso valore e potere. Noi scompariamo dinanzi a questi, è il Fiat che agisce, e perciò possiamo dire, come ha detto Luisa, voglio creare tanto amore, tante adorazioni, tante benedizioni, tanta gloria, mio Dio, per supplire a tutti e a tutti. E attenzione, questa non è, come dire, una pia devozione, un pio pensiero. Questo è un fatto reale. Dobbiamo mettercelo in testa. Cioè, si capisca bene questa metafora, no? Io vi parlo da sacerdote, d'accordo? Allora, quando uno viene ordinato prete, io ho passato una notte abbastanza, come dire, molto bella, ma ero emozionato. Perché io domani salgo sotto benedetto altare. Oh, ma io faccio scendere Gesù Cristo sulla terra. Ed è la verità. Perché? Perché ho ricevuto un sacramento e il giorno dopo ripeto le parole che Gesù ha detto all'ultima cena e che la Chiesa ha consegnato dicendo attraverso queste parole la consacrazione si realizza, Gesù scende e si offre il sacrificio eucaristico. Allora, attenzione. Io non mi rendo conto di che, cioè non è che vi parlo da prete, no? Cioè non è che tu vedi niente, ma non ho nessunissimo dubbio che, pure se sto lì con due occhi, ma te vi dico, ma cioè, pensiamo al famoso Don Pietro, che è quello che ha fatto nascere la festa del Corpus Domini, perché era per i suoi dubbi che ci fu il miracolo eucaristico di Bolsena, no? E così qui anche noi non dobbiamo dubitare, dici, ma te pare che io faccio un atto e dico voglio creare tanto amore, tanta adorazione, tanta benedizione, e quest'amore realmente è creato? Realmente Gesù riceve tante adorazioni come se tutti gli uomini presenti, passati e futuri lo avrebbero adorato come merita? La risposta è sì. Qua però, come dicevo questa mattina, non c'è bisogno di essere preti, non c'è bisogno di cose, non c'è bisogno di niente, c'è bisogno di un cuore che ama, c'è bisogno di una volontà che voglia fare queste cose. Punto. Basta. Capiamo quanto è per certi aspetti semplice, semplicissimo. Gesù dice, ma era sorprendente ed incredibile a taluni di tutto ciò. Ma non lo è. Questa è la potenza della divina volontà. Ecco, bene, e con questo penso che possiamo salutarci e darci appuntamento alla prossima pia condivisione. Sono molto belli questi scritti, poi insomma questa raccolta inerente proprio alla fusione contiene una serie, come stiamo vedendo, di scritti molto molto belli e significativi, per cui ne vale davvero la pena. La mia benedizione a tutti. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. Santa notte. Ave Maria.